Bhujangasana, la posizione del cobra, un'asana molto conosciuta e praticata negli stili di yoga tradizionali come in quelli più moderni. Ma siete sicuri di praticarla correttamente per trarne i massimi benefici ed evitare sgradevoli conseguenze, soprattutto a carico della schiena? Vediamolo insieme. Ciao a tutti, sono Cecilia, insegno Hatha Yoga da 15 anni. E con Yoga HD vorrei dare la possibilità a tutti i praticanti di questa meravigliosa disciplina di conoscere in modo dettagliato e approfondito, in alta definizione appunto, i diversi temi legati allo yoga e prima di tutto le asana, per poterle praticare con cura e consapevolezza. Per non perdervi i prossimi video ricordatevi di cliccare sul pulsantone iscriviti e sulla campanellina di fianco per attivare tutte le notifiche. E mi accompagnerete in questo viaggio che è solo alla sua prima puntata, ma ne seguiranno altre che magari sceglieremo insieme. In questo video parleremo di Bhujangasana, la posizione del cobra. Se avete anche solo una minima esperienza con lo yoga, è molto probabile che l'abbiate già incontrata nel vostro cammino. Quasi tutti possono praticarla con agio, dosandone l'intensità secondo le proprie possibilità del momento. Bhujangasana è una posizione di estensione della schiena, intesa come un piegamento all'indietro della colonna rispetto al suo asse verticale. È eccezionale per irrobustire i muscoli della schiena, per migliorare la flessibilità della colonna e correggerne eventuali deformità, in particolare la cifosi dorsale, che è la curva fisiologica nel tratto centrale della schiena, che tende a essere un po' iperaccentuata. Questo ci porta a assumere una postura chiusa, tendente alla gobba, e oltre a essere decisamente poco elegante, influisce negativamente sulla libertà del respiro. Questo aspetto è particolarmente interessante per la dimensione psichica ed emotiva che viene messa in gioco. Come in molte delle posizioni di estensione, l'espansione del torace ha un'influenza su come ci sentiamo. Queste asane infatti sono di grande beneficio per persone chiuse, introverse, magari con poca fiducia in se stesse, proprio per l'apertura che viene sollecitata nella regione del cuore. Il chakra principale che viene risvegliato e attivato in Bhujangasana è proprio quello del cuore, Anahata. Ma la forma del corpo in questa posizione è significativa per tutti i chakra. Il corpo è infatti radicato al suolo, ma con una grande apertura verso l'alto nella parte superiore. I primi chakra fino a Manipura nell'addome sono in relazione con la terra, mentre gli altri dal cuore in su sono rivolti verso il cielo. Peraltro Bhujangi, cioè la serpentessa, è sinonimo di Shakti o Kundalini e questo ci ricorda quanta forza ci sia nell'immagine del serpente, in questo caso declinato al femminile. Parliamo ora dell'esecuzione della posizione, che è un tema un po' critico perché le diverse scuole hanno diversi modi di proporla. Allora, la domanda da porsi è: che cosa vogliamo fare nella posizione? Quando c'è una giusta comprensione degli obiettivi, le modalità di realizzazione arrivano di conseguenza. Per me, e secondo la scuola con cui mi sono formata, Bhujangasana è una posizione di estensione attiva del tratto dorsale della colonna, dove tutta la muscolatura della schiena viene coinvolta per sollevare la testa e il petto da terra. Ricordo le parole del mio insegnante tanti anni fa, mentre correggeva il mio errore di base, peraltro molto diffuso, dicendomi: il cobra non usa le braccia per sollevarsi. Ah, sembra uno scherzo, ma l'idea è proprio quella di riprendere la forma del cobra pronto a sferrare l'attacco, che però usa la potenza della sua schiena. E il succo è proprio qui. Se voi vi sollevate nella posizione spingendo con le braccia, è molto difficile valutare l'ampiezza del movimento che rispetti le possibilità della vostra schiena. Mi spiego meglio. Se nella posizione siete lì pronti e con tutto il tempo necessario, però comunque spingete in avanti con le braccia per sollevarvi, non è detto che l'ampiezza alla quale vi porta la spinta delle vostre braccia sia gradita alle possibilità della vostra schiena. Nel momento in cui vi sollevate invece solo con la forza della schiena, è chiaro che è la schiena che decide qual è il movimento che le è consono. Credo che questa mancata comprensione sia alla base della cattiva reputazione della posizione del cobra come una posizione pericolosa, perché non lo è affatto. Vediamola dunque. Si comincia in posizione prona, con la fronte a terra
Per poter tenere allungata la nuca, l'allungamento della nuca è molto importante per tutta la durata della posizione, lo vedremo più avanti. Le mani stanno sotto le spalle o anche leggermente più avanzate o più larghe, dipende molto anche dalla flessibilità della vostra schiena e da quanto vi solleverete, quindi eventualmente a un certo punto potrete anche spostarle se sarà più comodo. L'importante è che gli avambracci siano paralleli fra di loro, quindi evitino di spostarsi verso l'esterno o verso l'interno le mani. In caso di lombari un po' fragili è una buona idea cominciare già a contrarre un po' i glutei spingendo con il pube verso terra, si apriranno meglio le pieghe inguinali e la regione lombare verrà già protetta. E qua l'idea è semplicemente quella di cominciare appoggiandosi al respiro a sollevare, a staccare appena la fronte da terra con la prima ispirazione. E un respiro dopo l'altro, vi consiglio di lavorare con molta lentezza, anche perché è una posizione che non sembra, ma è veramente faticosa. E quindi è bene non avere fretta di arrivare subito al massimo, se no poi non si regge. Quindi un'inspirazione sollevo appena un po', con l'espirazione ci si può fermare e consolidare la posizione, verificare di avere tutti i dettagli sistemati nel modo corretto. Primo punto critico, la nuca. Lo vedo spessissimo nei principianti che quando si sollevano cominciano inesorabilmente a sparare il mento in avanti. Si sente che non parlo neanche. Allora, l'idea è quella invece che, come ho detto poco fa, la nuca rimanga bella, lunga per tutta la durata dell'esecuzione della posizione. Questo è molto importante per evitare di creare tensione alla regione cervicale e di bloccare il respiro. Non siete in grado di respirare se vi sollevate in questo modo. Quindi tutto il tempo il collo rimane ben dritto e cerca inizialmente di sollevarsi e poi pian piano che progredite nella posizione di arretrare. L'altro punto critico, che è quello di cui abbiamo parlato ampiamente poco fa, sono le braccia. Quindi invece di fare la spinta in avanti, ai 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 la mia schiena, fate esattamente il contrario. Prima di tutto è una buona idea verificare di non stare attivando le braccia, quindi quando siete sollevati potete anche fare un autocontrollino e provare a staccare le mani e vedere se rimanete facilmente nella stessa posizione. Perché se siete lì con la schiena passiva e le braccia che spingono, nel momento in cui voi togliete le mani, crollate inesorabilmente a terra. Quindi una volta che siete lì su, sicuri che le braccia non stiano spingendo, in realtà le braccia tirano. In che modo? Nel momento in cui magari siete un po' chiusi con le spalle, con un'azione di retropulsione delle braccia, potete cercare di rovesciare un po' le spalle all'indietro e pian piano lasciare che il torace avanzi. E qua ancora, nel respiro pieno, vivrete veramente l'apertura del torace, l'attivazione di Anahata Chakra, di cui abbiamo parlato prima. Respirando, respirando pienamente. Portate continuamente l'attenzione alla tonicità addominale, di modo che continui a proteggere il tratto lombare. E nel vissuto della posizione potete immaginare di avere una sorta di cilindrone appoggiato sulla parte bassa della schiena e volervi avvolgere attorno, passando da davanti e poi dall'alto. Se siete a vostro agio nella posizione, volete aggiungere un ulteriore elemento di intensità molto interessante. Quando siete lì, con il torace ben avanzato, la nuca lunga, le spalle ben rovesciate, attenzione ai gomiti, anche loro, no? Tirano all'indietro. Potete appoggiare le dita dei piedi in estensione e provare a tendere le gambe spingendo bene all'indietro con i talloni. Le ginocchia si solleveranno da terra e la posizione prenderà ulteriormente intensità. Per riassumere i punti principali, possiamo dunque tenere a mente l'estensione della parte alta della schiena, l'avanzamento della gabbia toracica e l'arretramento della nuca, della parte posteriore del collo. Le braccia servono per intensificare l'avanzamento del torace, non per sollevarlo a loro volta. Bhujangasana, come abbiamo detto all'inizio, è davvero una posizione splendida per la schiena, ma anche per il risveglio delle energie sottili, quindi un'ottima posizione per il buon umore. Assicuratevi di praticarla dopo una preparazione respiratoria e dopo aver già mobilizzato la colonna con una sequenza dinamica o magari con una estensione laterale o una torsione, per compensare la posizione immediatamente, intanto che siete ancora distesi a terra,
Potete mettere i pugni chiusi sotto l'addome, ai lati dell'ombelico, proprio in questo spazio, e rilassarvi così per qualche momento con il viso girato di profilo. La pressione dei pugni, oltre a fare un bel massaggino all'addome, creerà quella decompressione in tutta la parte bassa della schiena. Poi, dopo qualche istante, volendo, potete anche girare il viso di profilo dall'altra parte e appoggiare la tempia sulle due mani, sui due palmi delle mani sovrapposti a cuscino. Per dare un po' di libertà ulteriore anche alla parte superiore della schiena. Sarà poi bene compensare ulteriormente gli effetti della posizione con una posizione di flessione attiva che invece ridia tonicità a tutta la parte anteriore. Sono tutti temi che vedremo nei prossimi video. Vi consiglio comunque di rivolgervi a un insegnante per la vostra pratica, perché solo un insegnante esperto, conoscendovi e osservandovi, saprà darvi tutte le indicazioni più adatte per voi. Per qualunque domanda o osservazione, scrivetemi nei commenti e se vi va di mostrarmi le vostre foto mentre praticate Bhujangasana, taggate yogahd_official su Instagram. Io vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione, spero che abbiate trovato degli spunti interessanti per la vostra pratica e ci vediamo al prossimo video.